Bentornati su Officina del Pilota. Oggi monteremo uno scarico John Cooper Works su una Mini Cooper S R53. Sentiamo come suona lo scarico originale della Mini. Allora, innanzitutto dobbiamo togliere questo supporto, i supporti laterali, le due viti della flangia qui e viene via tutto intero. Procediamo. Dieci. Ora che abbiamo liberato questi due, basta togliere la piastra al centro e viene tutto giù. Ok, siamo pronti per metterlo per terra. Eccoci qua, questa è la sostanziale differenza. Da che i gas entravano dentro un bombolotto per poi finire nell'altro, per silenziare, sono divisi indipendentemente in due silenziatori e poi escono. Questo entrerà dentro questo e non ci sarà nemmeno bisogno di saldare. Adesso dobbiamo tagliarlo in modo netto su quel punto. Cerchiamo di metterlo dritto, mi sa che conviene fare al contrario. Sì. Ora diamo una leggera pulita a questa parte che dovrà entrare dentro l'altra parte. Ora possiamo rimettere questo pezzo sotto all'auto, tanto dovremmo infilarci da questo lato. Allora, lo scarico è stato saldato, bisognerà togliere un po' di bava per farlo entrare come si deve. Useremo un grinder e mangeremo l'interno dello scarico per farci spazio. Vieni, non essere timido. Io su, su, a destra, su, giù, indietro, su. È finito. Ora possiamo rimettere la fascetta. E così abbiamo chiuso con la parte centrale. Adesso è il momento di rimettere il paracalore. È il momento di mettere i finalini. Vogliamo sentire come suona, cazzo! Suona meglio?
Fammi sapere se ti è piaciuto il video mettendo like, iscriviti a questo canale e clicca la campanella così che tu possa essere aggiornato ogni volta che caricherò un nuovo video. Che ne dite ragazzi? Questo scarico suona meglio? Fatemi sapere qui sotto nella colonnina dei commenti. E anche se avete dubbi o volete semplicemente delle informazioni, sarò lieto di rispondervi. Seguite il mio profilo Officina del Pilota e quello di Officine Cubo su Instagram. Ciao ragazzi!